Ma va bene che il gioco delle strade ed è uno dei migliori che abbia mai fatto, che sia mai uscito sulla PlayStation. Però, Madonna, però, incredibile sta cosa, che è così difficile. E addirittura tipo Mike Show, Shafari Jane hanno fatto un sacco di vittorie. E nonostante tutto siamo ancora, siamo per la prima volta sui pagamenti. So che devo portarvi tipo settembre, però non avevo il tempo. Poche ore fa è uscito un video su Fall Guys e andatelo a vedere che è molto bello. Oggi cercheremo di fare tipo di cominciare la storia a volta. Anzi no, sapete cosa facciamo? Facciamo una bella carriera molto molto lunga per farla tipo prima che esca FIFA 21. Dunque facciamo con l'allenatore, con lui. Era questo con voli, tipo 6. Facciamo Maurizio, 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 Maurizio. Faccio Maurizio, Maurizio. Senta, isole Cayman, non sto scherzando, ovviamente facciamo l'Italia. Dov'è l'Italia? Dov'è l'Italia? Ah, ecco, cioè, per ultima. Vabbè, cominciamo. Io sono tifoso dell'Inter, ma ho idea di andare un attimo in Inghilterra e vedere come sta. Lui non c'è più. Come stanno loro? Manchester United. Vai. Facciamo esordiente, no? Facciamo esperto. Coordinazione. Ok, possiamo andare. Raga, secondo voi l'Inter va a pagare di più per Godin? Perché va bene che è vecchio, però è un grande difensore. L'anno scorso su FIFA era il più valutato dopo Sergio Ramos. Congratulazioni, mister Maurizi. Io rifiuto. Anzi, accetto. Vediamo. Questo mi ha detto un sacco. Io vado con questo, no, anzi vado con questo, che ci sarebbe stato più difficile. Che no, non è ah.
Vediamo. Se ricevuto un'offerta, non ci arriva niente, vabbè. Io salto tutto. Prego, nessuno infortunato. Ma dai. Ma io non ci posso credere. Oh, primo giorno! Al primo giorno non è possibile, raga! Al primo giorno! Al primo! Mica l'11 su, al primo! Già dal primo giorno puoi capire come andrà la carriera. Non ti voglio togliere questo Williams. Io non ti sento quello di me. So che Show è meglio, però. È un Pereira. Ok. Ora. Io. Farei il colpo per l'attacco, perché... Anzi, fammi cambiare modulo. Non voglio giocare con la punta. Forse quello con due punte è il migliore. Vediamo se quello con due punte è migliore. Allora, bisogna subito fare questo. Ok. Metto così. Va qui. Fred. Si toglie. Si mette. Pereira. Va bene. Sì. Io farei un tentativo in attacco per togliere Greenwood. Dobbiamo prendere due attaccanti. Allora, vediamo. Io mi punterei subito su Mbappé. Però costerà un sacco. Anzi no, anche se più o meno è vecchio, vado su il vecchio Insigne. Insigne Slab del 2010. Maronne, è arrivato a 18 anni Insigne. 1,63, sono più alto io. Vabbè, il prossimo sarà Lautaro Martinez. Allora, 21 anni, si durerà qualche anno. Allora, vediamo. Però io Esposito mi gusta espositoso. Però mi sembra da parte un caro un bunker vecchio. Ho visto una persona molto brava da giocare. Molto brava per giocare. Iniziare subito con il più difficile. Cominciamo con chi è quello che va di più. 34, 46 e 54. Iniziamo subito con il sonno. Potrei fare anche un mezzo scambio con io faccio uno scambio con Rashford. Vabbè. Ali. Ma l'ha messo le ali, ragazzi. Come ha fatto a mettermi nelle ali? È un S. Comunque tutti giovani. Vabbè. Rashford, vediamo se c'è un Rashford. Beh. Se riusciamo a fare questo. Se riusciamo a fare questa offerta siamo i più grandi. Ti prego, Ceta. No! Beh. Facciamo così. 6 e 4. Sì! Son ce la siamo presa. Più o meno. Ok. E uno è andato. Ora. Prima, poi Insigne. Insigne sarebbe facile da prendere. Allora, vediamo. Sto aperto per cartellino. Vediamo. 5 euro. Sì, ci manda già.
non so, 50 milioni. Offerta per 65. Preso anche in segno. Manca Martino. No, ma dai, ma non ci crederò mai. Un'altra TT, mi serve un'altra TT. Chi è che fa Yo sé que hay quien cobra por barrer la calle, por recoger a un ser cuando guardo se desmaye, por ayudar a un impedido con sus barreras y por limpiar la escena de tu cena, por arreglar lo que te probaste y no te quedas, por carino, apartar un bloque de la ah, carretera, por limpiar el guarda, baño donde tú dejaste hasta la salud de una. Tú no crees ho más visto con la Mayed, mano en la però cadena, l'ho già comprato da el poco. otro ciudadano sucederá. Saber que un impedido no es quien lleva rueda, es cualquiera que se pierde en su Capito, mio mismo figlio. sistema. El capitalismo es lindo, pero despega, te llena de excesos Io que ni prenderei tiene. il Recibe ninja. los besos que no hacen por uno, que flaco está tu corazón Sempre. mientras Porca vacca. mamma Allora riprenderei sì, io sul buono vecchio morto. Per farmi venire c'è qualcuno. Mi è venuto in mente. Non so se farà bene con noi. Ciro! Ciro! Ok, allora vediamo, vabbè, prossima ricerca, poi giocarci tanto. Vediamo, vabbè, 120.000 e ce lo siamo presi. Ora, non mi sono. Allora, vediamo se la squadra speciale. Qua 4 anni, va bene. Signora. Ora, quanti soldi mi sono rimasti? Quanti ancora? Non so se ce lo portiamo a casa, Ciro, vediamo tutto quanti soldi ha. 53 milioni. Cartellino. Dai, non c'è più i quadrini dopo. 53, 3, 9, 8, 3, 4. Mi ferto tutto. Ma non posso, il massimo che posso fare. 7 milioni, 25, 25. Ma va a fare allora. Aggiungi clausola del 20%, 25, sì. Quanto gli devo dare? Ti sto dando tutto, basta. 60 milioni, ho finito i quadrini. 60. Oh! Raga, forse ce lo portiamo a casa. Raga, forse ce lo portiamo a casa. Ce lo portiamo a casa?
ragazzi, ce lo portiamo a casa. Cioè, ragazzi, siamo partiti a 70 milioni, abbiamo venduto 63. Cruciale, madonna, troppo cruciale. Perfetto. Ti do tutto quello che ho, Ciccio. Porca vacca, non posso, Ciccio, non posso. Ciccio, non posso, non posso permettermelo. Non c'ho più i quadrini. Non c'ho più i quadrini. Un po' di tempo, po'. Ce l'avevamo portato via pulito, fra. Oh! Per 50.000 euro. Per 50.000 euro non ce l'ho fatta. Ora modifichiamo questa scuola. Ho qua poi. Metti insegne. Io non lo posso di Pereira. Oh, in quanti giorni? In 0 giorni praticamente. Oh, che squadrina. Però con questa squadra dobbiamo vincere il campionato, che sarà difficilissimo. Allora, io vediamo se posso riportarmi qualcuno. Emerson non credo. Pereira. Mourinho. Allora, io metterei un po' di giocatori in prestito, cioè nella lista trasferimenti, così devo guadagnare un pochino. Allora, metterei anche Juan Mata in tanto questa gente è tutta. È tutta gente che non userò mai. Sì, una parte. Ti prego, nessuno. Per fortuna. Raga, cioè, in tutte le altre partite che ho fatto nel precampionato, tutti infortunati! Tutti infortunati! Mamma! Capitanella! Ce l'ho da subito! Capitanella! 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 Lascia un po' di caba! Sì, immobile, vieni qua. Ho amato trovando, tanto non lo userò mai. Ah, ho già detto. Allora, in rosa, vabbè, devo comprarmi qualcuno il maledetto attacco. Ho 54 milioni, dai, non lo so. Vidal, però è troppo vecchio. Questo ci aiuta un sacco. Se ce la facciamo, questo ci aiuta un sacco. Ci può aiutare un sacco, Jimmy.
può aiutare un sacco, Jimmy. 30 milioni se possiamo portare a casa. Allora io offro 50 milioni. 4 milioni per Jimmy, dai. Subito. Vediamo. 145. Beh, poi 2 anni contro offerta, facciamo 3. Perfetto. Il sito va bene, sì. Certo. Nemmeno noi, vabbè. Parliamo di soldi. Parliamo, Jimmy, parliamone. Oh, io con questi soldi non direi mai di no. Mannaggia! Ma come? Vabbè. Ce lo portiamo a casa, Jimmy Vardy, Jimmy Vardy. Ora c'è l'attacco più forte nel mondo. Un po'. Ok, Matt ha venduto. What did you think? I was screaming shout. You ain't nothing if you ain't seen clouds. Bet 10 bags I will find these house. Walk one mum's house. Walk one mum's house. Però c'è James, sai. Facciamo un attimo così, togliamo il violotto, mettiamo un bisacco a sinistra. Ok. Così non abbiamo fatto un guaio. Ok, saltiamo tutto, presente. Stagione, calendario, e arriviamo alla prima partita di campionato che senza farla apposta è contro il Chelsea. Man a fiver, 20 vans, all black with a driver. Yeah, yeah, yeah. 15 man in the back getting liver. That's 50 gang in the back. That's a minor. Yeah. Man just talk and rap. That's a minor. Yeah, yeah. You gas man up and that's an advisor. Switch it. Where and when I creep in the Air FM. I'm sleeping in here West End. Road deep, I'll be near West End. No street fighter, no Ryu. No street fight here with Ken. No cheapness in here, we spend. Roll deep up in there, we can. I'm with Sky. No sleep, I'm in there with Spen. SM1, full heap, I'm in there with Clem. Man just spit, I'm in here with Flem. Man just dip, that's P money there again. Told him, where and when, big R1, I'll be there in 10. Told him, where and when, big R1, I'll be there in 10. Told him, where and when, big R1, I'll be there in 10. Blood. Man, I hear what's here, what's here, what's here. Thank you.
So che la visuale sarà rimasta così un sacco, però sono andato al bagno. Dunque, vediamo se qualcuno è cresciuto. Ah sì, canale sì. James ancora no. Dimbolo ancora non è cresciuto. Come? Vabbè. Ora. Classifica stava per tutti e zero ovviamente. Andiamo a giocarci la partita contro il Chelsea. Son con la maglietta del Manchester United. Dall'altra parte Rudiger. E andiamo a fare questa partita. De Gea. Ma perché fa sti allenamenti con De Gea? De Gea va bene che fa certe spaperate, però. De Gea è già perfetto così. Vabbè, cominciamo. Splendida cornice di pubblico per il match di oggi. Vedremo quale delle due squadre riuscirà a regalare una gioia ai propri tifosi. Mancano pochi istanti, il fischio d'inizio. Manchester United che affronta il Chelsea. Non poteva essere Greenwood, dato che non è titolare. No, mi sa che era James. Vabbè. Tutto pronto al Trafford, teatro dei sogni. Vai. Scenario perfetto per questo match. Qui è il vostro Perugia Parla, che vi parla con me sempre Stefano Nava per il commento tecnico. Giornata speciale per entrambe, sarà il debutto in Premier League, primi tre punti della stagione in palio. Partita che mette di fronte Manchester United e Chelsea. La prima giornata di campionato. De Gea, questa è una delle spaperate che ha fatto De Gea. Cioè, raga, guardate, cosa ha fatto De Gea? Cosa ha fatto De Gea? Ha fatto uno stop perfetto? Guardate, De Gea, cosa hai fatto? Il passaggio di mio nonno lo faceva meglio. Di nuovo l'azione del gol, era praticamente impossibile sbagliare da lì a tutto il tempo. Giroud è più, per prendere più, la più forte io con dentro. Le rotelle. Fusione a botta sicura con la porta incustodita. Un gol facile facile. Dai per il. Nella prima giornata di campionato spicca lo scontro diretto tra queste due squadre divise da un'antica rivalità. E quindi Pier, fai molta attenzione oggi. Bardi. Alla buona per Insigne. Attenzione però. Che forte! L'ha rimessa lui. Evidentemente erano ancora con la testa a festeggiare il gol del vantaggio. Un calo di concentrazione che si è rivelato fatale. 1-1, cioè, splendida la loro reazione, hanno trovato il gol. Eh sì, hanno segnato subito, legato. Prima occasione utile. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Spazio per andare. Va bene che gioca terzino. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Bene. Grande De Gea. William. Riconquista palla con il bella persona. Hanno perso palla. Kanté. Prendi la pompa. È in buona posizione. Buon possesso palla. No. Jorginho. Buona parata di De Gea. Schifo tiro. Si discrezzavo con te, scherzavo. Ha spazio per andare. Bello. Calcio pulito, pallone riconquistato. Si sapeva che non sarebbe stato facile oggi per il Chelsea imporre il proprio gioco, c'è grande qualità anche dall'altra parte. Sì. Due formazioni che sulla carta si equivalgono, vedremo chi avrà più fame alla fine. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Grande. Vai James. Vai James. Mostro. Occhio allo spunto, è vero? Grazie. Intervento da cartellino Artico. Questo, vediamo. Da rosso o giallo? Vabbè. E viene dunque inserito fra i cattivi, cartellino giallo per lui. Speriamo per lui che il suo nome non compaia due volte. Vai per ha avuto le mezzo per Fernandes. Bruno Fernandes. Portiere che risponde qui, senza grossi problemi. Anderson Palmieri. Raga, ditemi, secondo voi l'Inter ha fatto bene a comprarsi Hakimi? Ed è quasi arrivato al Kovacic. E Kolarov è quasi arrivato alle porte di Milano. Messi. Occhio al giocatore del Chelsea. Messi secondo voi dove andrà? Resterà al Barça? Andrà al City o all'Inter? Il PSG ha detto no, io non voglio andare qua. Ditemi voi dove andrà. La mette in mezzo William. Si mette i pugni e allontana.
avanti. Emerson. Mentre parliamo, Emerson Sibiu. Bel cesto tecnico. Se faceva gol Emerson dopo aver preso il palo. Raga, Emerson. Mico di San Cristiano Ronaldo. Emerson all'incrocio dei pali. Ma la prossima volta. Si tira veramente Emerson, la tira una signora in testa. Kanté. Lorenzo Insigne. Lo tira fuori dallo stadio praticamente. Pogba. Albero. Pulito sulla palla. Albero. Kovacic. Jorginho. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Lorenzo Insigne. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Perderò. Jorginho. Pulisic. Rüdiger. Emerson. Prendilo. Il Chelsea prova a rendersi pericoloso con questa azione insistita. Fernandes. Oddio, James. Si è liberato James. No, era Pereira. Sono sbagliato. Pereira. Tiro di Pereira. Che palla ancora viva. Son tiro. Riconquista il possesso di palla. C'è pressing sul portatore di palla. Grande James. Regala la palla agli avversari. Metti in mezzo per Gini. E si chiude così il primo tempo. Era calcio d'angolo quello. Adesso attacco totale. Secondo tempo che comincia col possesso Chelsea. Dai James. Grande James. Kovacic. Jorginho. Giro. Ottima la lettura del difensore. Vabbè, che rosso, ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Rosso, non giallo, rosso. Il Chelsea può battere il calcio di punizione. La munizione qui è solo verbale. Traversa. Porca vacca. Emerson. Cavacca. Ikea, palla ancora in gioco. William. Hanno che l'occasione tiro ha fatto William? Pallone ancora in che gioco. Tiro pericolo. Ha fatto William? Numeri che parlano di un no, raga. Devo farvela vedere ora. Cioè, non me l'aspettavo mai. Credo che era William, perché cioè, raga, chi era? Infatti William, cioè, guardate. Io da lì non avrei mai tirato. Un pazzo William. Vabbè, raga, il bello che poteva anche entrare, perché guardate. Boom. Cioè, a un passo era sulla linea praticamente da entrambe le squadre con occasioni da una altri parte due dall'altra. Vedere sulla linea. Cos'altro chiedere di più Pierre da una partita di calcio? Kovacic. Intervento duro ma corretto. Gibi. Si aprono spazi invitanti. E vabbè, cos'è Zuma? È saltato in aria tipo mille metri. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Ha segnato il momentaneo gol del l'arbitro non ha no, dubbi. No, 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 no. Poi dicono che lo script non esiste. Cioè, guardate. William entra in area. Raga! Si vedeva lontano un chilometro che aveva preso la palla. Dica agli 11 metri il dischetto hanno la possibilità si di andare in vantaggio. No, poteva addirittura finire peggio con l'espulsione del difensore. L'arbitro è stato clemente. Intervento scomposto questo, chiaramente guardate, falloso. Gratley, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in scivolata. Trasformazione perfetta. È una trasformazione impeccabile. Palla che finisce in rete. Bella, decisa, ferma questa conclusione. Non ha lasciato scampo al portiere. United sotto fin qui dovrà provare a riaprire il match. Chelsea che guadagna la rimessa laterale. Porca Peppa Pig. Infatti è porco. È un minzone. Okay, è un maiale. Insegna! Insegna! Ed è colpo! Avrebbero dovuto amministrare meglio il vantaggio. Brava comunque la squadra avversaria a non abbattersi e a rispondere immediatamente al gol subito pochi istanti prima. Partita che torna in equilibrio, dunque stiamo assistendo a un match fantastico. Il gol di Giro sul rigore inesistente. E no William. T-
prepariamoci ad assistere alla partita di Premier League dei padroni di casa, trasmessa come sempre da EA Sports. Occhio al giocatore del Chelsea, buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. No, no, troppo presto. La spazza via. Ha disputato una gara eccellente come da previsioni e merita questa standing ovation da parte dei suoi tifosi. Azpilicueta, Batshuayi. Se era una partita Premier League contro Serie A ci stava. Jorginho. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Non è prenderlo. Lindelof no, grazie. Kovacic. Guaier. Pallone in Guaier. Sei un calciatore o sei un barista? Conquistano una buona posizione da posizione interessante. Perché c'è sta formazione? Ecco, questa è la mia formazione. Andiamo. Fernandez qui, sono qui, Pereira qui, James qui, questa è la mia formazione, perché prima era diversa? Vabbè. Oh, mo William, se mi fai gol così, Lindelof vai sulla barriera. Occhio! Andreas Pereira, Hon-Minson. La notizia era dell'aria, è arrivata adesso anche l'ufficialità. Il Bayern ha comunicato infatti di aver raggiunto l'intesa con il giocatore e con il suo ex club. Volevano un giocatore in quel ruolo e sono riusciti a bruciare la concorrenza. In realtà volevo prenderla anch'io, Werner. Squadra ospite che sembra pronta. Gran palla l'idea in mezzo. Era di fare l'attacco, Werner. È il momento decisivo della gara. Siamo nel finale, tutto può ancora succedere. E no, Batshuayi. La prova missata. United che prova a rendersi minaccioso nella metà campo avversaria. Arrizabalaga. Sei alto 8 metri. Bardi. Andreas Pereira. Per certo una palla davvero molto pericolosa. No, devo vincere la prima. C'è spazio per la ripartenza. La partita va. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Man United che insiste alla ricerca del gol vittoria in questi ultimi minuti. Il quarto uomo segnala. La prima partita non viene vinta, si è sempre sfortunato. Io andrei da Matteo Mazzacchi a bordo campo per sapere a questo punto quanto manca alla fine. È iniziato il conto alla rovescia, manca un solo giro di lancetta al 90esimo. Grazie, grazie Matteo. Ok. Opportunità. Intervento decisivo del difensore. Buttala. Ok. È dunque parità al termine dei 90 minuti. Ok. Raga, una partita equilibrata, intensa, che è finita direi giustamente in parità. Grande equilibrio. Nessuna delle due squadre è riuscita a imporre il proprio gioco. Ciao.